Sono Romina Laurito, sono un'archeologa che lavora presso la Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio, ma che fino a 3 mesi fa lavorava al Museo Nazionale Etrusco invece di Villa Giulia. La mia specialità è l'archeologia sperimentale e soprattutto è la produzione tessile nel mondo antico. Perché queste giornate per me sono molto importanti, perché io lavoro molto con i bambini e con target da adulti e non solo, di persone con anche disabilità cognitivo-intellettive o con portatori di Parkinson o altre tipologie di questo tipo di malattie, l'Alzheimer per esempio è la nostra nuova sfida, dove noi mettiamo in gioco le mani, la gestualità dell'atto di filare e tessere, appunto la mia specialità, e è un qualcosa che si sta sempre più perdendo e lo notiamo tanto nei bambini. I bambini non sanno più riconoscere ad esempio neanche la lana, non conoscono neanche più l'odore della lana ed è molto interessante lavorare con tutti questi diversi target, proprio perché ognuno offre una risposta diversa. Ed ogni volta quello che noi proviamo a fare è una didattica sempre più inclusiva e che porti soprattutto ad un benessere psicofisico.